Buonasera a tutti. Allora, io ho voluto scherzare un po' e cercherò di scherzare durante queste slide, un po' per sdrammatizzare, perché è un argomento abbastanza fitto. Io sono un tecnico informatico di UbiBanca, qui ci sono un po' di riferimenti, sono per così dire un po' una scheggia impazzita della situazione. Non affronterò il problema delle fluent interface dei DSL in maniera esaustiva, però penso che alla fine vi verrà abbastanza golosità da tentare e provare, anche perché tutto sommato, per chi è stato già la volta scorsa, effettivamente abbiamo già assaggiato con il pipe in stage l'idea di un elemento fluente che permette di configurare diverse cose. Il trend delle Fluent Interface nasce nel 2005, Martin Fowler e Eric Evans, che continuano a essere dei punti di riferimento nell'informatica moderna. Eric Evans dal JMOC, che nel 2005 ha permesso di far giungere le Fluent Interface al rango di trend, oggi è il papà dell'approccio del domain driven. Cosa vuol dire Fluent API? Vuol dire poter scrivere un discorso, un codice sotto forma di discorso, come in questo esempio. È molto semplice trovarle nell'ambito di approcci TDD, dove è estremamente utile avere un'interfaccia fluente, quindi avere un discorso che racchiuda l'essenza del test case. Qual è l'obiettivo di una Fluent Interface? È quello di offrire delle API object-oriented che diventino una prosa, quindi, e che siano assimilabili a un domain-specific language. Ecco perché si parla di DSL. Il DSL, quindi, è uno slang, è un dialetto specifico di un dominio. Focalizzandomi su quel dominio, riesco a parlare in maniera molto più efficace. Però ho due possibilità. O avere uno slang che è basato su un linguaggio totalmente mio, quindi devo creare un linguaggio, ma questo vuol dire inventare un interprete, avere una sintassi, una grammatica, i parser, e quindi alla fine della produzione avere il linguaggio con cui programmo, ad esempio, configurazioni di server, piuttosto che la costituzione, l'ossatura di un test case. I DSL interni, che invece è quello che andiamo a vedere, nascono su un linguaggio general purpose, quindi può essere PHP, può essere Ruby, può essere Node.js, può essere Java, quello che volete, e permette di avere quindi uno slang all'interno del linguaggio ospitante. Questo è l'obiettivo. È possibile definire un DSL in molti modi, alcune volte una commistione di approcci differenti. Quello che noi andiamo a vedere è il primo, quindi creare una fluent interface, quindi una prosa fatta di codice. Oppure usare un template engine per riuscire a avere la produzione di frammenti che poi riaccorpati mi danno il vero elemento programmativo, oppure usare un linguaggio di scripting ospitato in un altro linguaggio. In Java, io sono essenzialmente un omino giavoso, oramai è possibile ospitare facilmente PHP, Ruby, JavaScript, e quindi abbinare la facilità, soprattutto sulla tipizzazione, di linguaggi di scripting per avere il proprio dialetto, ma poi avere un prodotto finito nel main language, è qualcosa che diventa estremamente utile. Per chi fosse interessato, l'abbinata Java e Ruby sembra essere una cosa estremamente potente ed è facile ritrovare degli interventi fortemente interessanti in giro, anche su YouTube. Da dove si è partiti? Si è partiti dal Builder Design Pattern. Qual è l'idea, per chi non avesse mai sentito questo discorso? È semplicemente quello di dire: io ho degli oggetti particolarmente complessi, sento la necessità di costruirli in maniera più agevole e quindi creo un oggetto, un'astrazione di livello superiore che mi permetta di costruire in maniera più facile l'oggetto composito. Da questo lo voglio rendere fluente, ottengo una versione prosaica del codice e vado a
ulteriormente raffinare e arrivo a un DSL e poi a cosa, come Lucarelli direbbe, lo scopriremo quella sera, si scoprirà alla fine delle slide. Come si approccia? L'idea di fondo è quella di avere, abbiamo detto object oriented, quindi avere tanti oggetti. Questi oggetti sono oggetti specializzati che vengono a creare dei contesti di elaborazione. Questi contesti sono in un certo qual modo autoconsistenti e io vado da un contesto all'altro concatenando i diversi oggetti e ottenendo l'effetto di una prosa, ma il risultato finale di una vera e propria elaborazione. Come si sfruttano questi contesti? Quali sono gli strumenti per realizzare un affluent API? I principali sono il method chaining, quindi concatenare metodi differenti di oggetti differenti. In Java molto aiuteranno gli elementi statici, ci saranno poi le funzioni annidate e poi ci sono sempre, in base al linguaggio, delle possibilità ulteriori. Vi accennerò dopo qualcosa. Gli esempi che andiamo a vedere sono in Java, ma è veramente ridotto all'osso ed è facilmente portabile in qualsiasi altro linguaggio. Siccome si è parlato la volta scorsa di pipe and stage, se andate a vedere il semplice DSL che viene a costruirsi con il pipe and stage, vi ritroverete già con una parte del materiale tradotto sostanzialmente. Andiamo a costruire una casa. A destra avete l'inizio della nostra prosa. Creo una casa che avrà quattro finestre dove i muri sono dipinti di bianco e decorati con spugnatura. Cosa sta accadendo? Passo dall'oggetto casa all'oggetto muro grazie a dei metodi, ma posso continuare a rimanere sia in casa che in muro facendo un riferimento a me stesso. Quindi il metodo with windows restituisce this. Questo permette di concatenare, è un side effect estremamente interessante ed estremamente semplice in questa prima versione. Però dobbiamo darci delle regole. Queste regole ci permettono di dire che se ritorno il this, in realtà mi sto riferendo a un contesto che non cambia, è sempre lui, quindi ritornerò this quando voglio rimanere nello stesso contesto di processamento, ho dei metodi, quindi delle attività che si devono ripetere, di cui non è importante l'ordine, possono essercene n. Allorché io voglio cambiare contesto, devo ritornare un nuovo oggetto. E perché dovrei mai fare una cosa del genere? Potrei avere centinaia di metodi nello stesso oggetto e concatenare in continuazione. Beh, questa è una cattivissima prassi per tutta una serie di motivi. Non ultimo il discorso di sovraccaricare un oggetto di troppe responsabilità, nonché far aumentare in maniera spropositata le righe di codice che andate a stendere sullo stesso oggetto, ma soprattutto vi ritrovereste che lo sviluppatore non è guidato in nessun modo, perché continua a lavorare con lo stesso oggetto, vede concatenarsi i metodi, sì, ma non sa da dove pescare e che cosa significhino questi metodi. Cambiando oggetto io forzo la tipizzazione e posso forzare anche il tipo di scelte che lo sviluppatore può fare. Questo vi risulta più evidente se cominciate a pensare a cosa accade nel vostro IDE di ogni giorno quando sfrutto l'autocompletamento dell'IDE. Il DSL deve finire a un certo punto e quindi ci sarà un qualche costrutto che mi permetterà, quindi un metodo che mi permetterà di chiudere la concatenazione perché viene ritornato un valore o semplicemente non viene più ritornato nulla. Nel nostro esempio viene ritornato un valore che è la costruzione che stiamo progettando. E quindi, andando più avanti, io voglio rendere più fluente il mio linguaggio, non voglio far vedere la costruzione degli oggetti, voglio letteralmente una prosa. In Java si possono usare quindi gli elementi statici, a destra vedete la prosa, a sinistra la particolarità utilizzata, e sostanzialmente grazie agli statics, in questo caso metodi, io posso sostanzialmente fare nascondere la new, avere la mia factory,
ma allo stesso tempo nascondere che è dell'oggetto casa, perché esistono gli import statici. Tanto basta, questa abbinata di strumenti permette di ottenere comunque un effetto di nascondere la creazione, quindi i new degli oggetti. In altri linguaggi non necessariamente ci sono gli statics, per esempio in PHP c'è un concetto di statics che permette per esempio alle pipe di riferirsi a se stesse. È assolutamente una stessa modalità, non vedo la costruzione dei segmenti, delle pipe o degli stage. Magicamente mi ritrovo tra cloning e static a avere il duplicato dell'elemento. Posso permettermi ancora di più. In fin dei conti io posso dire che siccome nascondo la costruzione di un oggetto in un metodo, è un factory method. Questo factory method può essere relativo ad altri oggetti e siccome la visibilità è statica, quindi globale, posso annidare sottoframmenti fluidi all'interno già di una fluent interface. Ed è quello che accade quando vado a migliorare la definizione di decorazione dei muri. Vediamo che sfrutto il metodo statico default number windows per avere delle costanti, dopo procedo con i muri che sono dipinti di bianco e verranno decorati con, da questo momento in poi faccio un ulteriore annidamento o un nuovo frammento, un oggetto a sé stante di cui io non vedo la creazione ma che in maniera fluente vedrei l'autocompletamento e vedrei sia i metodi di use che di withInc e quindi posso annidare DSL differenti. Ma quei colori, quegli elementi messi in evidenza, cosa sono? Gli statics in Java permettono anche di creare degli oggetti costanti, il grosso vantaggio è la tipizzazione, è il fatto di non avere a che fare con stringhe o con numeri, o veramente dei veri e propri tipi. Nella versione più semplice a sinistra, nella versione più complessa, che sa più di oggetto, per così dire, a destra, che servono, se torniamo un attimo indietro, a porre le costanti di dominio. Il colore bianco è letteralmente un colore, è un oggetto di tipo colore, così come la lavorazione per decorare il muro è una decorazione, in senso stretto è un tipo. Devo chiudere, dicevamo, il mio DSL perché sia possibile completare le attività e comunque arrivare al prodotto finito, sia che questo prodotto finito sia l'elaborazione, sia che sia rappresentato da un valore di ritorno. In questo caso, vedete a destra come diventa la nostra prosa, arriviamo a produrre un building, e ho due tipi di interruzioni, di nodi terminali. Quello principale, che chiude totalmente il mio piccolo linguaggio per costruire una casa, che è il metodo di build. Il metodo done, che invece riguarda il muro, è comunque un elemento terminale, ma adesso andiamo a vedere bene a cosa serve. Vi faccio notare un altro aspetto. Siamo passati da muro, che era un oggetto concreto, a esprimerlo come interfaccia. Non ho cambiato i suoi metodi, il trucco di concatenazione è lo stesso, ma adesso sembrerebbe un elemento vuoto, perché è un'interfaccia. Perché faccio questo giochetto? Perché in realtà quando cambio contesto, probabilmente quello che veramente farò non è restituire un nuovo oggetto, ma restituire un tipo rappresentato da un'interfaccia, la cui implementazione è nascosta. Questo perché nella implementazione io potrò mettere il riferimento al contesto precedente, perché un DSL non progredisce solo in un senso. Potrebbe aver la necessità, perché il dominio lo richiede, di fare avanti e dietro tra porzioni differenti del linguaggio. Infatti, in questo caso, io devo chiudere la porzione dedicata ai muri per dedicarmi alla costruzione del tetto. Ma il tetto è sempre una parte della casa, quindi sono dovuto tornare
all'oggetto parent, che è la casa, e quindi vediamo restituito nel metodo DOM, e questo semplice trucco mi permette di fare avanti e dietro tra i contesti, invece che progredire solo in avanti, e rendere ancora più flessibile la mia prosa e quindi le mie costruzioni, i miei processamenti sottostanti. Devo nascondere però una serie di riferimenti, perché nella versione più ampia, di fatto, il contesto si arricchisce, cambia nel tempo e deve essere propagato avanti e dietro negli elementi fino ad arrivare al costrutto finale. E quindi vediamo che House restituisce un muro, che però è un puro tipo. In realtà sotto nasconde l'implementazione. Questa implementazione, quando viene creata, si porta dietro il riferimento all'oggetto parent, cioè alla casa. Le cose si possono complicare anche parecchio. Per chi non è avvezzo a Java, questo è un pochino più complesso, ma è estremamente importante. Lo accenno soltanto, poi vi parlo di altri linguaggi. I generics, che trovate la versione potente e matematicamente corretta, è quella del C++. Quella di Java è un trucco molto efficace, che sta cambiando nel tempo, non è esattamente la stessa cosa, però sostanzialmente permette di creare astrazioni di livello superiore, perché è come se avessi una scatola la cui etichetta può cambiare anche se la dimensione della scatola non cambia. Ok? Questo permette di tipare, di rendere fortemente tipati tutti gli elementi che io vado a creare, innalzando anche, giocando sull'ereditarietà, ma non sull'ereditarietà di implementazione, ma sull'ereditarietà di tipo. Decoration execution potrebbe essere un'interfaccia o un oggetto concreto, non mi importa. Io sto dicendo che quando viene usato il metodo use, l'oggetto che deve essere dato come argomento deve forzatamente essere un qualche figlio di decoration execution. E lo sviluppatore non può fare niente. Viene aiutato, perché appena è nell'IDE gli viene detto: no, senti, questo non compila, mi spiace, perché tu devi mettere un figlio di decorator execution. In altri linguaggi è ancora più forte, C++. In altri ci sono dei trucchi molto più interessanti. Ruby è simpaticissimo da questo punto di vista, perché, non potendo avere propriamente i generics, ha i missing method, per esempio. La possibilità di dire al volo un metodo che non esiste e di definire una magic function che fa da catch and all, e si può poi giocare sopra dicendo: va bene, prenditi comunque questi dati, mettili da parte, non andare in errore. In JavaScript si possono fare cose analoghe. Ogni linguaggio ha una modalità diversa. Il punto qui è: se riuscite a guidare bene lo sviluppatore, qualsiasi sia lo strumento del linguaggio che preferite, avete un grosso valore aggiunto, perché il DSL potrebbe diventare particolarmente complesso. La cosa interessante, non so, ditemi se siete d'accordo, è che io posso tranquillamente leggere quello che è a destra. È letteralmente una prosa. E non mettendo alcun oggetto primitivo, l'unica stringa che vedo è il titolo del progetto. Lo vedete? Simple House. Tutto il resto ha una forte attinenza al dominio che sto trattando. Ed è anche particolarmente vero a livello di IDE, cioè mentre lo sviluppatore comincia a codificare non può sfuggire. L'ultimo trucco che vi faccio vedere è il contesto implicito. Invece di usare gli statics, cosa posso fare? Posso creare un oggetto contenitore che in realtà fa da factory e ospita anche i metodi di utilità. Giocando poi sull'ereditarietà, posso via via far apparire nuove capacità e dare un contesto iniziale al mio DSL
molto più ricco, molto più potente. Qual è quindi il valore aggiunto di questo tipo di approccio? Beh, è esteticamente è fighissimo, perché potete andare a prendere su qualsiasi linguaggio un DSL ed effettivamente la leggibilità aumenta, c'è il colpo d'occhio, noto cosa voglio evidenziare e tutti sono più contenti. La cosa che non si nota facilmente è la separazione tra quello che sto scrivendo, che potrebbe essere semplicemente una configurazione in realtà, nel nostro caso lo è, sto configurando un progetto per costruire una casa, rispetto all'esecuzione. Quando ho finito, quello che ottengo è un building. Torno un attimo indietro. Ok. Ma sarà il building a essere parte attiva del mio ecosistema. È una casa che avrà i metodi per essere apro porta, apro finestra, chiudo, entra persona, esce persona, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente sarà in un gruppo di case, ci saranno le strade, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è molto importante perché permette questa separazione, facilita molto ciò che viene prodotto da ciò che viene utilizzato. Lo sviluppatore, come abbiamo detto più volte, è aiutato sia nella stesura del suo codice, diciamo, quotidiano, sia in delle feature avanzate del linguaggio. Io ve l'ho fatto vedere con i template, con i generics, ma può riguardare tante altre tipologie di feature specifica del linguaggio, perché la voglio proteggere, la voglio dare allo sviluppatore, ma lo sviluppatore deve avere molto meno tempo di me che ho concepito la cosa ad utilizzarla, l'immediatezza. Diminuire i side effect, non ci sono variabili temporanee qui, questo è molto comodo, perché quando ho già quattro variabili temporanee e per fretta ho steso un metodo che è di 50 righe, probabilmente una di quelle quattro me la scordo e ho un side effect inaspettato, fin quando in conseguenza del side effect o dell'errore o della problematica ennesima ritornerò su quel codice, sarò costretto a riordinare le mie variabili e dire ah cavolo, ma questa non serve a niente, ma questa perché è rimasta appesa, cavolo, ma questa è popolata con... Invece qui non ce ne sono. Tutto si sta svolgendo all'interno del DSL in realtà. L'altro aspetto logicamente è quello di avere il supporto degli IDE, ma se approfondirete il discorso scoprirete che ci sono dei tool specifici che aumentano ancora di più la PIL nella creazione e nella generazione di questo tipo di strumenti. Quali problemi? Tantissimi. È necessaria un'attività di analisi del dominio, target e usare i termini e gli elementi. Ragazzi, bisogna pensare fortemente, perché bisogna prendere, dire, ok, sono in un dominio, quale? Ma lo conosco il dominio? La mia platea cosa conosce di questo dominio? Non si può presupporre che tutti sappiano come si costruisce una casa. Se io sto facendo un DSL per costruire una casa, o mi mantengo in elementi assolutamente comuni, finestre, porte, muri, ma se comincio a dire il carico di una trave in calcestruzzo viene fatto in base a un polinomio di terzo grado, c'è chi mi capisce, c'è chi no. Quindi attenzione. È necessaria quindi un'attività di progettazione di termini e sequenze. Se lavoro in test driven diventa più semplice, perché? Perché io non mi preoccupo di come è implementato. Devo fare la lucina verde e quindi comincio a creare le sequenze. Poi scoprirò che ho bisogno di un'interfaccia, poi in realtà non devo solo progredire ma devo tornare indietro. E questo lo scopro di volta in volta. È difficile estendere un DSL, perché alla fine sto cristallizzando la mia conoscenza. È quanto mai vero in una fluent interface che riguarda, ospitata da un linguaggio principale. Quello che ottengo è che ho cristallizzato la conoscenza del dominio in quel DSL. E toccarlo, se non ho preso certi tipi di precauzioni, non è affatto semplice. Vuol dire spesso tornare di qualche grado indietro. Non è semplicemente aggiungere un nodo, perché quel nodo, chi me l'ha generato? Da cosa è concatenato? Chi è il suo parent? Cosa significava il contesto da cui proviene?
Si complica debugging e gestione degli errori. Per chi ha avuto mai a che fare con stack trace abbondanti, si rende conto che a forza di concatenare, la scia che vengo a creare è ugualmente mastodontica. E questo non è un problema da poco. Così come faccio a inserire il concetto di logging in ogni singolo nodo? Come faccio ad avere il debugging step by step di ogni contesto, quando in realtà internamente sto facendo avanti e dietro tra contesti di processamento incapsulati, fini a se stessi, col proprio stato? Non vi è compatibilità nel caso Java dei Java Bean. Si prevede get e set, voi potete pensare ad altre regole di altri linguaggi. Nel caso di Java non ci sono get e set, non costruisco gli oggetti in quella maniera. Anche in C# le annotazioni di get e set non vengono utilizzate. Andrò a utilizzare gli extension method, che sono degli altri tipi di annotazione che permettono di incapsulare codice strano. In C# c'è tutto un altro tipo di filosofia, però non molto distante dagli oggetti impliciti, no? I contesti impliciti che vi ho accennato. Allora, pro e contro. Lo facciamo? Facciamo sto DSL? Sì, si può fare. Basta prendere un po' di cinture di sicurezza che vi ho descritto in questa parte, cioè è preferibile avere un team core, un gruppo di persone che sono fortemente committate e focalizzate nella realizzazione. Questo perché così concentro lo studio del dominio in un gruppo di persone che sanno anche i razionali in termini di valore aggiunto, per cui io sto trasformando la mia conoscenza, invece di una serie di chiavi inglesi, cacciavite, trapano, quindi oggetti sparsi, sto trasformando in un coltellino svizzero con 3.000 arnesi tutti insieme, pronti all'uso. Serve una documentazione ricca di esempi, di suggerimenti e correlazioni ai concetti. Devo far vedere ai miei colleghi perché passo da un termine all'altro. Più è ricco di esempi motivati, più è facile la penetrazione verso lo sviluppatore che deve adottare. Anche perché, aiutato dall'autocompletamento, si rivedrà l'esempio, una situazione simile all'esempio visto nella documentazione. Deve esserci una apertura mentale al cambiamento, anche se la realizzazione è piccola. Perché? Perché arriverà l'ennesimo sviluppatore e vi dirà: ma perché non hai fatto così? Io sta roba è una rottura di scatole, arrivo sempre alla fine e poi devo tornare indietro, perché? Potrebbe non aver torto. È un elemento della platea, va considerato questo feedback e capito se è un feedback positivo o è semplicemente un po' di laziness. Bisogna essere anche capaci di dire: abbiamo fatto un bel lavoro, ma era ottimo entro questo periodo di tempo, adesso non vale più la pena. Si butta. Deve esserci furbizia nel limitare il DSL a domini stabili e ben definiti, con un numero limitato di concetti. Provare a descrivere un intero linguaggio umano, prendo e voglio tradurre in DSL l'inglese, la grammatica inglese o italiana o francese. No, non fatelo. In un'azienda che si occupa di turismo hanno una serie di nano DSL dove la validazione di oggetti in ingresso e in uscita, piuttosto che la trasformazione di un oggetto da un dominio a un altro, è proprio fatta tramite una serie di piccoli DSL. Questo permette agli sviluppatori di dire: nuovo trasformatore che parte da questo oggetto, che riguarda i campi Pippo, Pluto e Paperino, che mi porterà ad avere invece il valore relativo all'oggetto. Questa è una trasformazione, è molto bello scrivere così. Il tempo di pensare si riduce tantissimo perché punto, punto, mappare, punto, punto, punto. Una volta che ci ho fatto l'occhio viene quasi automatico. Ma risolviamo il mistero, uno dei miei personaggi preferiti.
Cosa succede se provo a rendere generico un DSL? Beh, io ho scritto qui probabilmente functional programming, lasciandovi un attimo di spavento, terrore, rassegnazione. In realtà ci sono due aspetti. Da una parte, se io veramente generalizzassi troppo un DSL, lo sto distruggendo. Non serve a niente, perché l'abbiamo detto prima. Funziona molto bene ed è effettivamente utile se è fortemente focalizzato. Ed è grandemente utile. Non vuol dire che sia necessariamente corto o che abbia poche primitive. Ci sono dei bei DSL, belli corposi. Se andiamo a vedere nel mondo, per esempio, degli OR mapper, o delle configurazioni dei server o di tanti altri elementi, compresi i framework per il TDD. Ma se questo è vero da una parte, quindi perderei generalizzando troppo, dall'altra effettivamente è quello che a livello di risultato ultimo, quindi non sto dicendo che i due mondi hanno un'attinenza, sono parenti, ma a livello di risultato finale quello che succede è che mi rendo alla fine conto che se ho bisogno di tutta questa genericità, ho bisogno, pur mantenendo l'affluenza, deve essere una fluent interface, voglio questo obiettivo, in realtà mi trovo a programmare in maniera funzionale, perché se andate a vedere in qualsiasi linguaggio vogliate l'approccio funzionale del caso, scoprirete che abbiamo elementi concatenati, vincono le relazioni rispetto agli oggetti, perché il focus cambia, ci sono pochissime variabili temporanee ed è tutto molto contestuale, c'è una trasformazione una dietro l'altra, avanti e dietro da un concetto. Solo che c'è una forte caratterizzazione matematica che combina ogni volta un sacco di guai e spaventa tutti, io per primo, però di fatto, saggiandone il valore, si capisce poi i pro e i contro. Il vero grande difetto rispetto a che condividono con i DSL, giusto per chiudere il discorso, è sicuramente che non potete distruggere le catene così facilmente. Interrompere una catena di un DSL o di una sequenza, funzionale, rende vano tutto il lavoro fatto e quindi si ritorna a pensare: ma allora come faccio a modularizzare i miei salti di categoria da un contesto a un altro? Ed ecco che ci ritroviamo a quello che vedete oggi, che sono i linguaggi ibridi, dove parzialmente oggetti, perché devo modularizzare, parzialmente funzionali, e in alcuni casi invece saltare a una serie di piccoli DSL molto immediati, lasciando poi la libertà allo sviluppatore di concludere il proprio lavoro. Sperando di avervi interessato, vi lascio con questa slide che riporta i quattro testi più completi, che vanno dalla Bibbia di Martin Fowler fino a uno strumento specifico che ha diversi binding, nel senso che è applicabile in diversi linguaggi, che è AntLR. E vi lascio anche due link, secondo me, molto importanti. Il primo riguarda Luca Seder, che è il papà di Jook, che è un'infrastruttura Java molto potente per la generazione di SQL da oggetti. Lui è un grande, anche si definisce il ministro della pulizia del SQL, perché è uno sfegatato del SQL, personaggio veramente strepitoso, fa parte dei guru del mondo moderno, giavoso e non. Ha fatto questo nano corso che è densissimo, è un piccolo post, ma in realtà è quello che vi ho fatto vedere io, ma se io sono stato bottom up, lui top down, perché dichiara subito: parto da una forma normale del linguaggio, le regole per tradurlo in codice sono queste. Il post. Un ricercatore cinese proprio in questo periodo ha tirato fuori un nuovo documento dove trasforma, prende la binata di funzionale object oriented e genera una nuova famiglia di design pattern per creare fluent interface. È un lavoro che sta provvedendo, che andrà a finire in mano a Alibaba, probabilmente, che non vedremo mai, però è estremamente interessante come teoria. Ci sono tutti
gli accenni anche pratici, piccoli frammenti di codice che spiegano come possa esserci il DSL. La cosa interessante è appunto abbinare i due approcci, quello object oriented, come vi ho fatto vedere io, piuttosto che il discorso funzionale. Un grande autore italiano, Federico Tomasetti, che è un consulente specializzato in linguaggi, in senso lato, cioè lui è specializzato in grammatiche, sintassi, generazione di interpreti e parser, ha una sua infrastruttura, ha una capacità di muoversi su progetti di qualsiasi tipo, poliglotta, da C Sharp, Ruby, Python, PHP, ed è specializzato nell'inserimento e adozione di DSL nelle aziende. La sua attività è creare il linguaggio giusto per voi. È una cosa strepitosa, ha scritto anche un libro recentemente e sicuramente i suoi post sono da seguire, anche semplicemente per curiosità, perché veramente ci sono tante nozioni e tante cose interessanti. Spero di avervi incuriosito e vi ringrazio. Sì, mi rimetto in... La mia esperienza personale, diciamo che sicuramente il DSL che ho utilizzato di più è qualcosa che sta sopra SQL e nel query builder di URL per PHP. Mi ritrovo in una considerazione delle slide col contro in cui dice un problema col debug, perché è vero, io ricordo che è molto comodo costruire query complesse, è una lettura molto più facile rispetto a guardare una query nel SQL puro. Il punto è che se ho qualche problema, errore di sintassi, lo scopro solo quando la eseguo. E poi risalire magari al punto in cui io ho fatto veramente quell'errore di sintassi è problematico, nel senso che per fare il debug non posso utilizzare il debugger perché non ho il punto preciso. Esatto. Devo spezzare la catena e verificare che cosa è successo. Esatto. Sì. Volevo sapere se, non so, magari in Java ci fossero dei tool. Allora, indipendentemente dal linguaggio, quelle situazioni si creano perché come oggetti in ingresso non stai usando dei tipi. Facciamo l'esempio del SQL. Tu scegli di avere una select. Qual è l'argomento di una select? Possono essere diverse cose. Io potrei mettere un'altra funzione, select count asterisco. Bene, se invece di permetterti di scrivere un testo, select ok è il nodo iniziale del mio linguaggio, mettiamo il caso, ti do la possibilità come argomento di mettere il testo, perché potrebbe essere l'account, ma potrebbe essere il nome di una tabella. E già sto sbagliando. Perché? Perché ti sto dando un grado di libertà enorme. Io dovrei fare in modo che la select come argomento prenda un tipo che si chiama argomento di select, che può essere una funzione, che può essere invece un riferimento a una tabella o quant'altro tu ritengo opportuno, perché potresti estendere anche la funzionalità, ma è tipata. Certo. E questo lo puoi fare più o meno in tutti i linguaggi che abbiano una tipizzazione statica, o utilizzare lì dove non ci sia la tipizzazione statica delle funzioni ben precise, no? Che vengono verificate. Prendiamo il JavaScript, io un type of posso sempre permettermelo, soprattutto se sono in una fase configurativa rispetto a quando devo generare qualcosa. Se in ingresso ho sempre una funzione, beh, è cavolo. In più, il fatto del debugging, uno dei DSL più potenti in questo momento sul mercato è fatto da Apache Camel, che è un prodotto della Apache Foundation, e che nel 2014 annoverava 60 anni uomo come tempo, no? Quindi per produrlo c'è voluto un equivalente di 60 anni uomo. È una roba strepitosa, ma se si prova a spaccare, cioè a vedere come è fatto, hai bisogno di
una bella settimana di sessioni, perché è stato utilizzato tutto ciò che si poteva utilizzare per rendere estendibile, rendere debuggabile, perché ogni nodo, ad esempio, in realtà ospita già una history che permette al runtime, se viene interrotto, di sapere in qualsiasi punto ma da dove sono partito, e posso interrogare lo stesso nodo che è fallito dalla sua eccezione, perché è la sua eccezione. Questo vuol dire che c'è anche un gestore di errori per ogni nodo, ma io non vedo niente, io continuo a concatenare pezzi o creare inner DSL. Questo vuol dire che in realtà, giusto per fare un po' di nomi di design, i classici proxy design pattern, adapter, chain of responsibility, sono elementi cardine. Io non l'ho presentato, ma questa roba ce l'avete indipendentemente dal linguaggio, sì, neanche in JavaScript. Così come i map, i reduce, il carrying, per parlare del discorso funzionale, ci sono dal JavaScript a Ruby, a PHP e quant'altro. Quindi, in realtà, ritorniamo al discorso, il core team di quel progetto ha avuto il tempo, la possibilità di lavorare su questo artefatto. Il suo obiettivo era rendere assolutamente sana la creazione delle query, o serviva un'accelerata rispetto a uno scopo più importante, che era la gestione, per esempio, di un sito? Perché tanto tu farai, alla fine ti scocci e farai una bella stringona con scritto select count from, piuttosto select A, B e C, from where, che alla fine tanto c'è il tuo DBA che è specializzato e ti dice, sì, schiaffa dentro questo, va. Allora, in realtà Angelo, faccio un quiz, Angelo non l'ha nominato, ma lo vedremo, stiamo parlando di Octane, lo vedremo che non si può nominare. In realtà è un po' più, ancora più stronzo di così, perché quando tu scrivi il select where, tu utilizzi un DSL. In realtà quello che fa lui è, tu non scrivi le SQL quando scrivi il select, tu scrivi il DQL, il Doctrine Query Language, che è un altro DSL che poi viene ricompilato. Questo però significa un'altra cosa, che non è un DSL interno. È un DSL interno, perché no, loro sì, sopra quello loro ti danno la possibilità di definire le expression, tanto è vero che per fare una subquery tu devi fare exp in, sì, eccetera, eccetera. Teoricamente nessuno gli vietava di fare anche, di tipare anche, di tipare anche l'argomento della select in questa modalità. Probabilmente non l'hanno fatto per altro. Una serie, sì, di motivi, sì, sì, sarebbe anche scomodo, secondo me. C'è anche, ripeto, un discorso di ibridizzazione. Di developer experience e di ibridizzazione degli approcci. Se io, per rendere più potente le feature grosse, ad esempio il fatto che in realtà tu fai una select ma la stai facendo senza fare la join, io te ne faccio fare in parallelo su N, che è una cosa molto comoda, e invento il mio di quelle, ok, significa che ti devo dare un DSL perché tu devi operare e mi devi dare i parametri fondamentali, ed è un primo strato, ma poi internamente io devo fare il parsing e riassociare i pezzi. Che cosa succede? Quando facevo l'esempio di una delle modalità per le fluent interface interne delle template engine, guarda caso si scopre poi, aprendo, che dentro c'è perlomeno un bel mucchio di regex che servono a intercettare, nella versione più semplice, che poi ci sono quelli che fanno dei veri e propri interpreti dentro il DSL ospitato, quindi il DSL è solo la scusa per attivare dei parser di altra roba molto più piccola. Ecco perché poi in realtà uno si deve domandare, alla fine il nocciolo diventa, vale la pena se io sono veramente focalizzato, cioè ho un problema reale. Ma se è solo pigrizia, non ne vale la pena. Apache Camel, Doctrine e altri sono sistemi che devono andare in pancia a tantissime persone, che vengono rimaneggiati di volta in volta in base al cambio, alle evoluzioni di ciò che hanno sotto, un database, piuttosto che N sistemi, perché con Apache Camel io ho 177 protocolli che posso integrare. Quindi, ti svegli la mattina e dico, oggi salto da FTP a H7L. Perché devo fare una tabella clinica.
vi rendete conto che è abbastanza drammatico. Quindi ritorno al discorso di dire, anche se il DSL fosse potente quanto vuoi, ci sarà sempre qualcuno che farà un casino inenarrabile. Ma questo è un problema all'origine, che dire il discorso, io ho il tempo, il budget e la focalizzazione per pensare? Ecco che la domanda vera diventa questa. Allora, alcune volte, ammetto, lo faccio anch'io, quegli stessi esempi di casa che avete visti potevano essere fatti in 3.000 modi diversi. Io l'ho fatto così perché era il modo più semplice per avere oggetti vuoti. Non ho messo stato lì. Era il modo più semplice. E lo posso fare di getto. Non ho fatto nessun secondo pensiero. Non c'è un retropensiero. La mia finalità, alla fine poi riuscirò ad avere... Se voi cominciate a progettarlo veramente... Cavolo, potreste ritrovarvi ad aver scritto un robo infinito, così dici, no, aspetta, calma, ma che sto facendo? L'approccio, per esempio, di Eder, quello top-down, è invece dire, va bene, io quando ho fatto Juke, ho preso e ho provato a formalizzare la sintassi che volevo. Mi sono reso conto se era buona, non buona, eccetera, e poi ho cercato di riportarla sul linguaggio ospitante. Ma attenzione, il target di Juke è quello di essere un generatore, quindi di fatto voi state avendo in mano un enorme configuratore. La vera intelligenza è che quel configuratore, se voi avete detto che c'è Oracle, spara fuori le query in dialetto specifico di Oracle, non MySQL, Oracle, non DB2, Oracle. E quindi la paginazione si fa in quella maniera, è ottimizzata così, cioè il row number che non è il limite offset. Ci vuole attenzione, il vero sforzo è questo, ecco perché generalmente si preferisce un team un po' più aperto, anche tecnicamente un po' più su rispetto agli altri, semplicemente perché abbiano quell'agilità di pensiero, non perché sono VIP, che poi ci sono anche questi side effect, no? Sì, ti sei inventato il robot tu, no? Fai dagli altri. Dice, però non è più semplice, se premi il bottone da buona scimmia ubriaca e vai avanti. Dice, sì, effettivamente. E allora, dai, tieni. Questo è il vino di oggi. Però è dura, sì. Quando parlavi della difficoltà nell'estendere un DSL, sì, io posso immaginare in particolare che essendoci tutti quei bei, ad esempio New Wall dentro un metodo della casa, nel momento in cui volessi fare la casa V2, che magari da una parte genera un wall V2, però se dovessi andare a richiamare quel metodo lì, perfetto, questo è solo uno degli esempi. Tra l'altro, all'interno dello stesso esempio, non, c'è qualcuno di voi che programma in Java? No, professore. C'è un errore di fondo che ho volutamente lasciato. E cioè, quando creo il muro, faccio la new, poi cosa faccio? Ve lo ricordate? Invoco un metodo di set per portarmi dietro il parent e poi restituisco il muro. In realtà io dovrei avere quel riferimento già nel costruttore, non avere un setter, perché è proprio strozzarsi, perché io un oggetto prima o poi lo devo costruire. In quella situazione lì, la V2 eccetera, non solo ho il problema del tipo, ma vado a inquinare muro 2, per esempio. Perché? Perché ci deve essere un set che faccia riferimento a parent. Potrebbe dar senso allora pensare di portarsi dietro nel contesto, invece di generare gli oggetti così, generarli tramite factory versionate e portarsi dietro nel contesto anche la factory versionata degli oggetti del dominio, e quindi far sì che quando io richiederò un muro sarà questa factory a portarmi fuori, a seconda che abbia cominciato con un DSL V2, DSL V30, un muro V2 o V30. Oppure è una boiata in mano? No, non è un discorso di boiata, è una questione di convenienza. Pensa a un fatto: le factory nascono perché tu possa nascondere oggetti, famiglie di prodotti, ok? Però te lo devi portare dietro. E non sarebbe bello se in realtà, invece che una factory che devi riferire, che devi dire, che deve costruire, no? Perché all'interno, nella tua ipotesi, non sarebbe meglio se fosse in realtà ingettata? Cioè che l'oggetto ennesimo dell'ennesima versione fosse in realtà ingettato. E come lo ingetto? Beh, la prima cosa abbiamo visto è il parametro. Il parametro poteva essere il risultato ultimo di un inner DSL più piccolino.
e quello potrebbe cambiare rispetto all'ossatura principale, quindi è un grado di flessibilità diverso. Poi esistono delle tecniche, però qui vado a finire in Java, ce ne sono delle altre in altri linguaggi, però si chiama injection interna, cioè tu semplicemente dicendo che il tipo che vuoi trattare è quello lì, in automatico, per come è costruito lo scheletro del contenitore, all'interno si adeguano tutti gli elementi. La cosa più semplice è l'injection esterna, nel senso l'annidamento del DSL, perché tu trasformi in parametro, quando sai che qualcosa è un hotspot, quindi un punto di variabilità, lo trasformi in una variabile e quindi devi arrivare dall'esterno. Allora a quel punto puoi sempre cambiare, la tua manutenzione diventa qualcosa di simile a, is like, sarà un'interfaccia all'inizio. Potrebbe diventare un'interfaccia con i generics, perché tu hai bisogno di un livello di astrazione più alto. Io dico che la scatola è scatola, ma può contenere cioccolata, caramelle, sono goloso, si vede, sì? Torte e così via. Okay? Sempre scatola è, ma quello che tratti è diverso, molto diverso. Se io nella scatola ci metto le patatine, è totalmente diverso dalle caramelle. Tutto questo però non è detto, la grossa difficoltà è che non è detto che tu lo scopra subito. Perché fare in TDD? Butta giù. Cavolo, ho fatto il biscione. Ma ha senso questa roba? E dove stanno tutti i termini del mio vocabolario? Li ho messi. Cavolo, il mio collega si aspetta che a un certo punto use doctrine query. E io ho saltato tutto, faccio costruire tutta la pipe, ma alla fine non gli ho detto dove sta il controllore per doctrine. Ah, cavolo! E cosa sarà? Probabilmente sarà una factory, ma sotto forma di mini DSL che diventa parametro. Ed essendo un parametro, ha un punto di flessibilità. La complicazione nell'estendere il DSL è anche nel DSL stesso. Sono nodi, in effetti, no? Ogni oggetto è un nodo che riporta certi termini del linguaggio complessivo. Quei nodi da estendere, perché poi sono un'implementazione, devono fare qualcosa. Anche estendere quell'implementazione è difficilissimo. In Java la tecnica di default sono i cosiddetti self-bounded generics, cioè voi dichiarate un tipo che è tipizzato a un tipo che è me stesso, ricorsione sui template. Il risultato ultimo di questa mentale è che in realtà io forzo qualsiasi figlio di quell'oggetto a avere non solo i miei metodi, ma di ereditare i tipi via via che li stabilisco dinamicamente durante la stesura. E quindi sto estendendo il DSL. Però diventa tosta. Meglio se riesco a fare avanti e dietro, a giocare sugli oggetti e avere dei parametri. Abbiamo altre domande? Io una. Sì, ma diciamo meglio. Ha senso usare con un approccio come gli è scritto qualcosa tipo AspectJ per poter estendere dei nodi del tuo DSL? Che sarebbe un casino particolare. Allora, AspectJ in realtà è l'implementazione di una specifica di Aspect Oriented Programming. Quindi, che cosa succede? Hai un primo problema che è in realtà la specifica, perché non puoi inventarti troppe fantasie, perché loro prevedono, chi ha messo in piedi la specifica prevede un certo tipo di interventi. Okay, c'è una sequenzialità, un join point non puoi trasformarlo in quello che vuoi, deve essere la cosa più piccola possibile, perché in realtà il join point sparisce per bytecode injection nel caso di Java e diventa tutt'altro, diventa quello che tu hai dichiarato. AOPI, Aspect Oriented Programming, non so se avete sentito, il concetto è: non faccio una sequenzialità, faccio tanti aspetti, questi aspetti poi li ricombino e ottengo un oggetto completo. Che cosa succede? Succede che però, avendo strappato in aspetti, il logging è un aspetto,
non è che mi preoccupo di creare il logger, no, io dico che esiste un aspetto logging che ha certe funzionalità, piuttosto che esiste un aspetto transazione che devo ricombinare. Quindi che cosa succede? Il mio oggetto, ad esempio conto corrente, cosa succede? È un aggregato di aspetti. Ricombino sul conto corrente perché ha bisogno di loggare, proof, aspetto. Ha bisogno di transazioni, proof, aspetto. E faccio un bel sandwich. Tutto questo accade magicamente. Il suo problema è i framework di AOP, cosiddetti, hanno un loro DSL, sostanzialmente. Chiude le parti dichiarative. Generalmente il problema è la specifica, perché non diventando più compliant, tu ti ritrovi ad avere un fastidio. Quello che viene più facile, l'hai visto in parte in Spring Framework, per esempio, dove l'AOP è incorporata e ce l'hai sotto forma di XML quando fai le configurazioni di Spring, così. Quello è un'accelerazione, cercano di accelerarti facendo per via dichiarativa. Un altro approccio potrebbe essere invece quello generativo, del template. Quello accelera ancora di più, nel senso che tu definisci delle macro, perché tu sai, hai categorizzato i tuoi aspetti, hai fatto un lavoro progettuale a priori. Io sono sicuro che avrò bisogno del logging, i miei aspetti globali sono logging, transazione e connettività a protocolli legacy. Okay? Questi sono degli aspetti che fanno fede a certi tipi di implementazioni e sono globali. Poi avrò degli aspetti locali relativi al mio progetto. Bene, ho questa vision, cosa faccio? Prendo un motore, un template, definisco le mie macro. Per cui quando dico inizia oggetto chiamato conto corrente con abilità di logging, abilità di transazionale sul metodo withdraw, in realtà tu lo stai definendo come una serie di macro che il template poi processa e tu ti ritroverai per esempio il DSL di Spring per avere i join point o gli elementi di gli handle di l'invocation per quella join point, no? Tu hai accelerato, allo sviluppatore che stai aiutando non importa più cosa c'è sotto, in realtà non li vede più questi concetti, si ritrova già tutto configurato, lui sta assemblando un oggetto conto corrente grazie ai tuoi aspetti. Questa cosa tu l'hai già vista, visto mi pare di AOP, ma l'hai vista dal punto di vista grafico, perché gli IDE che supportano AOP ti fanno vedere per ogni oggetto il sandwich, giusto? No? Ti fanno vedere gli strati. Questo è innescato qui, questo è innescato qui, questo l'ho iniettato qui perché io ho un puntaspilli e ci metto dentro i vari aspetti. Questa può essere una via, però è materiale un po' pericoloso. In generale l'AOP è bellissimo come risultato finale, no? Perché è veramente magico. Non si può fare in tutti i linguaggi, però quello che implica sotto diminuisce la possibilità di debuggare in maniera molto più elevata. Immagina quello che accade in realtà. È tutta ingegnerizzazione di bassissimo livello. Quando ottieni uno stack trace di un oggetto AOP, sono più il numero di elementi inner, nascosti, autogenerati, che non si chiameranno come voglio io, si chiameranno conto corrente, dollaro X, dollaro XYZ, dollaro ciao ciao world. Boh, no? Via di mezzo, compromessi. Va bene. Grazie.